Deve rimandare l'appuntamento con il ritorno al successo il Notaresco. Al Savini il Montegiorgio strappa un pareggio con merito, soprattutto per quanto fatto vedere nel primo tempo. Un passo indietro rispetto alle ultime uscite per i rossoblù, che non sono apparsi brillanti come al solito e sono stati molto fallosi, soprattutto nella fase di impostazione. 3 punti nelle ultime 4 giornate per la squadra del presidente Salvatore Di Giovanni. Inizialmente in panchina i 3 volti nuovi, Sieno, Ruci e Laringe. Per il Montegiorgio subito in campo il portiere Menegatti ed il difensore, nonché ex di turno Terrenzio. Formazione tipo per il Notaresco, con Minella e Moretti davanti. La prima emozione già dopo appena 90 secondi, con Candellori che pesca in area Moretti, il quale controlla e si gira. Tiro debole bloccato da Menegatti. Al 6° doccia fredda per i rossoblù, contatto in area tra Blando e Rozzi. L'arbitro accorda, senza pensarci un attimo, la massima punizione tra le proteste dei giocatori di casa. Dagli 11 metri trasforma Sbarbati, che non lascia scampo a Monti. Notaresco 0, Montegiorgio 1, 7° centro stagionale per l'attaccante marchigiano. Gli uomini di mister Cudini si tuffano a capofitto in avanti alla ricerca dell'immediato pari, che arriva al minuto 17. Discesa sulla sinistra di Capitan Mozzoni, che pennella un cross. La difesa ospite respinge in qualche modo, la palla arriva al limite dell'area, Bontà, che di prima intenzione lascia partire un fendente che supera Menegatti. Notaresco 1, Montegiorgio 1, 5° centro in campionato per il centrocampista di casa. Subita la rete, il Montegiorgio ha rimesso la testa fuori dalla propria area e dopo la mezz'ora sfiora il nuovo vantaggio per ben 2 volte. Al 35° Sbarbati ruba palla a Blando, ma la sua conclusione viene respinta dall'attento Monti, che compie un ottimo intervento. Al 40° ancora i marchigiani pericolosi, con Pellizzi che si invola verso l'area, ma Dalmazzi in ripiegamento difensivo è bravissimo a chiudere in collaborazione con Monti. Nella ripresa la squadra di mister Cudini a conservare il possesso di palla, ma gli errori in disimpegno sono tanti e per annotare qualcosa sul taccuino bisogna attendere il 24°, quando su un cross di Mozzoni dalla sinistra svetta il capocannoniere del girone, Minella, ma la palla sibila il palo alla destra di un immobile Menegatti e si perde sul fondo. Al 36° il pessimo Romagnello di Napoli si erge ancora protagonista, allontanando dalla propria panchina il tecnico Mirko Cudini su segnalazione del proprio assistente. Nonostante i cambi operati dai 2 tecnici non succede più nulla fino al 94°, quando arriva il triplice fischio che decreta l'1-1 finale.